È stato consegnato in meno di 48 ore alla giustizia Michele Rivetti, l'uomo che ha ucciso sua moglie a Cervinara 2 giorni fa. Ricordiamo che la donna tornava dai campi, l'uomo l'ha aspettata dinanzi casa e l'ha sparata brutalmente. È stato definito dagli investigatori un omicidio bruttissimo, avvenuto all'interno dell'ambito familiare. Una forte attività investigativa ha quindi portato all'arresto di quest'uomo. Le indagini sono tuttora in corso, l'autopsia sulla donna sarà fatta in queste ore per capire se è stata colpita da un solo colpo oppure da più colpi. Ma ascoltiamo proprio gli investigatori intervistati ai nostri microfoni. Dottore Picone, lei l'ha definito un omicidio brutto avvenuto nell'ambito familiare, sicuramente il momento della gelosia. Guardi, gli omicidi sono tutti brutti in generale. La perdita di una vita, che è il valore massimo in una società, sicuramente caratterizza in negativo il soggetto che lo commette. Ovviamente è un criminale che ha commesso l'omicidio della moglie. Questa è la persona che è stata arrestata. Una persona scaltra, lei ha detto, una persona pericolosa, un uomo che aveva ancora una pistola con 38 colpi, 6 colpi nel caricatore e altri 34, 32 che poteva usare. Una persona che si è procurata un'arma, probabilmente in dotazione delle forze di polizia, con matricola brasa, si è procurato dei proiettili, 36 proiettili, 6 nel caricatore, 30 da parte, non può che non essere considerato una persona pericolosa. Meno di 48 ore per assicurare la giustizia. È il tempo che ci è servito per assicurare la giustizia un assassino. Per cui tutte le risorse della Questura di Avellino, sono state, della squadra mobile ovviamente, con la collaborazione dei colleghi del commissariato, sono state riversate in questa attività. Non ha opposto resistenza, non gli abbiamo dato la possibilità di opporre resistenza e siamo arrivati attraverso dei servizi tecnici. Si crede che sia stato aiutato da qualcuno per nascondersi alle spalle dell'abitazione del padre? Stiamo lavorando su questo elemento. Dottore Di Popolo, una conferenza stampa dove lei era molto provato. Beh, ho provato per il fatto che è un fatto che emotivamente ha coinvolto un po' tutti quelli che si sono trovati a confrontarsi con questa vicenda, innanzitutto la collega Venezia e il dottore Picù, ai quali io ripeto e rinnovo veramente una stima affettuosa, soprattutto incondizionata, perché hanno dimostrato la validità delle loro risorse professionali ed umane, soprattutto anche a tutela delle prerogative difensive dello stesso indagato, per il quale poi il riscontro che si fa così capillare di tutte le situazioni rilevanti può servire ai fini della precisazione della effettiva responsabilità. Rispetto poi assoluto per i familiari della vittima e per la vittima stessa, che ha visto concludersi così drammaticamente e tragicamente una esistenza segnata da esperienze dolorose, a quanto lei si è letto sulla vostra stampa, e rispetto assoluto per quella che è l'attesa normale della comunità di una presenza e di un servizio giustizia che sia efficiente, efficace ed immediato. Ora si aspetta l'esame autottico per capire se è stata colpita da un solo colpo o meno. Sì, certamente adesso l'esame autottico chiarirà questo e chiarirà anche le modalità dell'aggressione, dello sparo che c'è stato, se ci sono altri segni di aggressione fisica o altre. La collega Venezia ha già avviato tutti gli accertamenti con il medico legale, che è il professore Picciocchi, poi ci sono gli accertamenti balistici, poi ci sono altri accertamenti che verranno tutti espletati col massimo rigore e con la massima puntualità, per quanto è possibile, insomma.